Non so se lo sapete, ma finalmente, e sottolineo, finalmente Raya è entrata ufficialmente nelle principesse Disney. Incredibile, ce l'hanno fatta. Cioè, l'attesa, devo ammettere, non è stata proprio lunghissima, perché il film è uscito l'anno scorso, siamo nel 2022, insomma. Abbiamo dovuto aspettare un annetto circa. Però sono comunque contento, perché, diamine, ce la dovevano mettere Raya tra le principesse Disney. Più che altro per far capire in quale direzione devono andare le principesse Disney. Anche perché, ammettiamolo, è dai tempi di Rai, scusate, ho sbagliato. È dai tempi di Tiana che una principessa Disney non è fatta come si deve. O bene, ammetto che già Rapunzel, almeno, insomma, cioè nel film, insomma, è così così. Funziona come personaggio, per carità, funziona, per carità. Cioè, se guardiamo solo da un punto di vista, diciamo, di costruzione del personaggio, l'unica principessa Disney che proprio non funziona è Aurora, assolutamente. Però ammettiamo, se parliamo invece di originalità, da Rapunzel in poi sono un po' crollate. Si sono riprese alla grande con Merida, questo glielo concedo, perché Merida è un personaggio strepitoso, anche a livello di originalità e narrativo funziona alla grande. Però Vaiana, insomma, anche lì funziona, per carità. Tanto Oceania l'ho censito un po' di tempo fa, non so se ve lo ricordate, ne ho parlato positivamente perché Oceania è un bellissimo film. Però ammettiamolo, Vaiana è un po' carente se parliamo di originalità. Invece Raya ha fatto un lavoro impeccabile. E insomma, per celebrare questo lieto evento, ho deciso che sarebbe stato carino recensire appunto Raya e l'ultimo drago. Anche perché tra l'altro l'ho rivisto qualche giorno fa, ricordandomi, o meglio, rendendomi conto che in effetti è più bello di quello che la prima impressione mi avesse fatto pensare. E quindi, ciao a tutti. Oh, scusate un secondo. Perdonatemi, ho dimenticato di avere la mascherina addosso, scusate. Dicevo, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antonini e naturalmente benvenuti nel mio canale, I Giovani da Gofino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Raya e l'ultimo drago, classico Disney del 2021, e sinceramente non mi ricordo chi è dietro, credo Byron Howard, ma non sono sicuro, magari andate a vedere voi. Ma prima di cominciare una cosa importantissima: qualora non aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Raya e l'ultimo drago racconta la storia di Raya, la principessa di Kumandra, questo regno fantasy, sì, potremmo dire così, regno fantasy, in cui vivono umani e draghi, ma che è minacciato dai Drun, creature demoniache che si nutrono di esseri umani, lasciandoli trasformati in statue dopo averne assorbito, diciamo, l'essenza, per così dire. Raya, dopo un tradimento subito quando era bambina, vede il suo popolo in difficoltà e quindi compie questo viaggio attorno al regno di Kumandra, insieme appunto all'ultimo drago Sisu, per riportare la pace a Kumandra. Bene, passata a parte la trama, vado ad illustrare la mia opinione. Innanzitutto devo confessare una cosa. E ciò che la prima volta che vidi il film mi piacque, ma non mi piacque. Lo so, sembra un controsenso, ma tranquilli, vi spiego. Allora, da un certo punto di vista mi era piaciuto perché mi sono detto, cacchio, finalmente un classico Disney un po' diverso. Perché non so se ci avete fatto caso, ma per quanto i classici Disney degli ultimi anni siano innegabilmente degli ottimi, assolutamente validissimi film, in particolare per esempio Zootropolis, che è veramente splendido, tra l'altro l'avevo anche deciso anche questo poi tempo fa. Per non parlare poi di quei capolavori di Frozen ed Encanto, che sì, lo so che sono tra i meno amati dal pubblico, ma che vi devo dire? Non è colpa mia. Però c'è una cosa che mi aveva sembrato fastidio della Disney negli ultimi anni, cioè che, malgrado fossero comunque film di notevole valore, avevano un po' troppe somiglianze l'uno con l'altro, senza contare che avevano quasi tutti lo stesso difetto, ossia il fatto che i personaggi, pur avendo comunque una buona solidità narrativa, erano un po' carenti a livello di originalità. E invece Raya, Madonna. Se, guardate, se prendiamo solo l'originalità, penso che Raya sia uno dei più elevati tra i classici Disney degli ultimi anni. Non il più elevato in assoluto, Quello credo. Sinceramente non saprei fare una classifica proprio adatta, diciamo, dal più originale a quello che lo è di meno tra i classici Disney usciti dal 2009 a oggi. Ma di sicuro Raya è uno dei più originali. A meno se prendiamo solo i personaggi. Se prendiamo solo i personaggi, Raya è probabilmente quello più originale di tutti, anche perché i personaggi del film non hanno proprio nulla di già visto, proprio zero. Ammetto che magari un pochino a livello di, come posso dire, di solidità, quello sì, c'è una certa carenza, quello è vero. In particolare perché, non so se ci avete fatto caso, ma a parte Raya e Sisu e ovviamente anche Inamari, gli altri in effetti non hanno una struttura narrativa particolarmente elevata. Diciamo che hanno portato sul semplice, ma in senso buono perché in effetti gli altri personaggi appaiono solo in determinate scene e quindi, boh,
mostrano comunque un buon utilizzo. Quindi diciamo che sono personaggi che magari risultano un po' carenti a livello narrativo, ma comunque sono salvati dal fatto di essere usati bene. Però comunque gli altri, appunto Raya, Zizou e Namari, sono personaggi che appunto spiccano appunto per originalità. Perché proprio Raya tra tutti, perché Raya ha una cosa che la rende, secondo me, una delle migliori principesse Disney di sempre. Sapete che cos'è questa cosa? La diffidenza. Sì, perché non so se ci avete fatto caso, ma una cosa molto comune nelle principesse Disney, anzi, una cosa che tutte le principesse Disney hanno, una delle poche che le accomuna, diciamo, perché non so se ci avete mai fatto caso, ma le principesse Disney in generale sono personaggi piuttosto originali, devo dire, a parte ovviamente Aurora, come dicevo all'inizio video, che è solo una brutta copia di Biancaneve. Cioè, l'unica, le altre invece hanno, in generale sono personaggi effettivamente validi, che possono tranquillamente essere considerati in maniera autonoma perché comunque in generale mostrano una buona solidità narrativa e caratteristica caratteriale anche abbastanza differenti l'una dall'altra. Ma c'è una cosa che era comunque rimasta uguale tra tutte le principesse Disney, e cioè che nessuna era diffidente. Nel senso che tutte si fidavano subito del personaggio coprotagonista con cui interagivano, cose così. Raya invece no. Raya è bella diffidente con gli altri personaggi. Questo perché all'inizio film, a seguito del fatto che si era fiata un po' troppo alla svelta del personaggio di Namari, e questa appunto poi la tradisce, l'aveva tradita per aiutare il suo popolo, o meglio, aiutare tra virgolette, perché alla fine non è che il popolo avesse fatto chissà che cosa. Diciamo che lei si era fatta un po' convincere dalla madre, che voleva approfittare della bontà d'animo del padre di Raya per il possesso della gemma. Raya poi appunto era stata tradita da Namari, e questo aveva scatenato in lei un senso di come posso dire, di malfidanza, non so se questa è la parola giusta. Insomma, per dirla in due parole, Ryan non è capace di fidarsi all'inizio del film. E questo lo rende un personaggio molto interessante, perché non la Disney questa cosa, non l'aveva mai fatta. Ammetto che c'era andato un po' vicino con Jim Hawkins del Pianeta del Tesoro, perché in effetti Jim non è che si fida proprio tantissimo degli altri personaggi, arriva a fidarsi un po' di più quando comincia a conoscere meglio John Silver, non so se vi ricordate il film. Però la cosa è rimasta un po' più sul sottile. Invece con Raya diventa proprio uno dei punti cardine dello sviluppo del personaggio. Ed è per questo, secondo me, che è una delle migliori protagoniste Disney di sempre, oltre che una delle migliori principesse Disney di sempre. Perché questa sua diffidenza la rende effettivamente innovativa come personaggio, oltre che molto realistica. E io dico, porco cane, finalmente! Scusate il linguaggio. Era ora che creassero una principessa Disney più realistica, più solida su quel fronte. Ed è proprio per questo che penso che Raya sia un così grande personaggio. Tra l'altro, un altro personaggio che mi è piaciuto tantissimo e che contribuisce al valore del film è il personaggio di Zizou. Che non so se ci avete fatto caso, ma Zizou è un 50-50. Nel senso che, da un lato, Zizou è piuttosto ingenua, nel senso che lei si fida ciecamente delle altre persone. Infatti, è lei a dire a Raya: fidati, credi negli altri, prova a fare questo sforzo. Ma dall'altro lato, non è stupida. Zizou non è una persona stupida, è ingenua, ma è anche molto saggia. Tra l'altro c'è una bellissima scena nella parte finale del film che mette questa cosa in evidenza. Sì, perché c'è un momento in cui Zizou porta Raya nel posto in cui tutto è cominciato, ossia Cuore, che è la città, diciamo un po' il centro di Kumandra, e le fa vedere le statue di tutti i suoi fratelli, rivelando la scena, cioè rivelando, ciao, vuol dire raccontando la scena in cui loro fecero questo bellissimo sacrificio. Dico bellissimo perché la scena a livello estetico e narrativo è strutturata magnificamente. Insomma, fa vedere questa scena in cui i draghi si fidano tra di loro creando la gemma e poi fidandola a Sisu. Ma lei non è che racconta questo avvenimento così magari per vantarsi, oppure tanto per dare un po' di pepe alla storia. Glielo racconta per far capire a Raya che il modo migliore per far funzionare Kumandra, per farlo tornare a essere il paese glorioso che era una volta, è fidarsi degli altri. Perché la forza è nell'unione. Un paese non è che si regge perché c'è un leader forte e lì da solo e fa tutto lui. Un paese è forte perché le persone si aiutano l'un l'altro. Poi, ovviamente, considerando che comunque parliamo di persone, certamente non è che una persona si fidi proprio alla cieca così e basta, essendo esseri umani, l'imperfezione è nella nostra natura, quindi dobbiamo un po' essere propensi a fidarci. Ma non possiamo fidarci se non facciamo noi il primo passo, ovviamente. Non è che possiamo fidarci alla cieca e basta, però allo stesso tempo dobbiamo anche essere noi capaci di fare un tentativo, di poterci un po' porre in proposito, in senso positivo,
verso la persona che abbiamo di fronte. Ed è questo che Sidhu cerca di far capire a Raya, dimostrando così di avere una profonda saggezza. Ed è questo che mi ha colpito tantissimo del personaggio. Parlando molto francamente, quando ho visto il trailer avevo paura che Sisu sarebbe stato l'ennesimo personaggio coprotagonista usato così tanto per funzionalità della storia. E invece no, è un personaggio effettivamente valido su quel fronte. Strutturato magnificamente. Davvero, mi ha molto colpito questa cosa. Come anche Namari. Namari, devo ammetterlo, non è un personaggio molto facile da inquadrare. Anche perché da un lato è fedele al suo popolo e cerca di proteggerlo, ma dall'altro lato ha anche alcuni punti in comune con Raya. Perché, esattamente come Raya, non è che riesce proprio a fidarsi al 100%. Lei vorrebbe, perché da un certo punto di vista capisce i sentimenti di Raya e le sue passioni, che condivide appunto. Entrambi infatti sono grandi appassionate di draghi, Dragonerd come si definiscono loro stesse nel film, ma dall'altro lato, esattamente come Raya, non riesce a fidarsi del tutto, perché c'è un gran senso di sfiducia che ha sempre accompagnato tutti i popoli di Kumandra. Ed è questo che mi è piaciuto tantissimo del rapporto fra le due. È un rapporto molto realistico e strutturato veramente bene. Io penso, parlando molto francamente, che l'unico problema di Raya e l'ultimo drago, parlo del film in generale, sia più che altro la parte estetica. Perché l'animazione è molto molto buona, in particolare nell'ambientazione. Però l'ho trovata un po' statica, un po' povera di dettagli, devo dire. E mi dispiace, sinceramente. Se, guarda, se parliamo dei personaggi, devo dire che sono stati piuttosto bravi. In particolare Sisu. Sisu è fatta benissimo. Tra l'altro, piccola parentesi, Sisu a me piace tantissimo a livello estetico, soprattutto perché, devo confessarvelo, è il mio tipo di drago preferito. Io ho sempre avuto una passione sfegatata per i draghi asiatici, quelli, sapete, quelli lunghissimi, con tante zampe. Tipo un po' Falcor della Storia Infinita. Non in quel senso, perché come ricorderete, a me il film mi ha fatto schifo. Però diciamo che tipologia di drago, la mia preferita è quella. E sono contento che l'hanno utilizzata per questo film. Devo dire, mi è piaciuto tantissimo a livello proprio estetico. Tra l'altro, è bello come Sisu sia anche pelosa e il pelo si veda, quindi diciamo che sul livello dei personaggi sono stati bravi. Però se andiamo a vedere un po' in generale, insomma, non l'ho trovata un'animazione così eccezionale o straordinaria. Secondo me potevano fare un po' meglio. Anche per la colonna sonora, devo dire, l'ho trovata molto buona. Ma secondo me potevano fare un passo in più. Tra l'altro, devo essere onesto, sinceramente parlando, e lo so che se vi dico questo penserete che sia un po' di parte, però lo dico lo stesso. Secondo me avrebbe funzionato un filino meglio, non tantissimo, però un po' di più se il film fosse stato un musical. Tra l'altro c'erano vari punti in cui si poteva effettivamente inserire un brano o due. Però, vabbè, comunque la storia è strutturata bene, i personaggi sono effettivamente ben scritti, a parte quelli che vi dicevo poco fa, che però sono comunque salvati dal fatto di essere usati bene. Diciamo che secondo me Raya rimane effettivamente un film valido, veramente ben fatto, e con una protagonista che risulta un personaggio veramente strepitoso, oltre che davvero innovativo. Parlando molto francamente, spero di vedere anche in futuro personaggi come Raya. Sarebbe bello vedere personaggi un po' più realistici, che hanno difficoltà a interagire magari con le altre persone e che quindi devono fare un po' uno sforzo per riuscire a trovarsi bene in loro compagnia. E beh, non penso di aver altro aggiungere se non la mia votazione numerica. Il voto da 1 a 10 gli do un convintissimo 8,2. Pensate ci fosse altro aggiungere? Credete che metto un voto troppo alto o troppo basso? Secondo voi questo film è un capolavoro? Avrebbe meritato un'osservazione un po' più critica? Fatemi sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche video che te che gestisca, fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.